Sera, possiamo dichiarare aperta la seduta del Consiglio, prego dottoressa. Articolo 42 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Castro, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 6 del 19 di marzo del 2002, interpretazione autentica. Passiamo al primo punto. Il Consiglio Comunale ha richiamato l'articolo 42 del funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Castro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19-3 2002, recante validità delle sedute verifica del numero legale, secondo cui la seduta è valida quando nell'aula consiliare presente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per legge all'ente in prima convocazione e, virgola, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri in seconda convocazione, senza conteggiare per fine il sindaco. Preso atto che la formulazione letterale e la ratio del citato articolo 42 dispongono nel seguente senso: per la seconda convocazione l'assunto senza conteggiare per fine il sindaco costituisce la garanzia di base al fine di vedere assicurata la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco, ovvero numero 3 consiglieri comunali che costituiscono il quorum strutturale minimo irrinunciabile. Per la prima convocazione invece la seduta è valida quando nell'aula consigliare è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per legge all'ente, dunque incluso il sindaco. Secondo il principio elaborato dalla giurisprudenza recente, il calcolo della maggioranza assoluta nei collegi formati da un numero dispari di componenti, la Sise di Castro ha infatti complessivamente 7 consiglieri compresi il sindaco, è dato dal numero che è raddoppiato o supera il totale dei componenti almeno di una unità. Pertanto risulta un quorum strutturale di 4 consiglieri, incluso il sindaco. Rilevato tuttavia che l'interpretazione della suddetta norma è stata posta in dubbio dall'attuale minoranza rappresentata in Consiglio Comunale con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 23 dicembre 2015 ed acquisito il protocollo dell'ente con numero 7493, il gruppo Impegno Comune per Castro ha lamentato la legittimità della deliberazione di Consiglio Comunale numero 32 in data 31/8/2015 per asserita violazione del quorum strutturale previsto all'articolo 42. Sul presupposto del diverso indirizzo giurisprudenziale che ritiene necessario anche in prima convocazione un quorum strutturale determinato escludendo il sindaco e quindi nel caso del Comune di Castro la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente oltre il sindaco sarebbe data dalla presenza di numero 5 consiglieri comunali. Ritenuto pertanto opportuno nell'interesse dell'ente, per le conseguenze che potrebbero rinvenire ad un eventuale accoglimento del ricorso proposto in adesione al predetto diverso indirizzo giurisprudenziale, convalidare con atto assunto senza alcun profilo di contestazione la deliberazione di giunta comunale numero 32 del 31 di agosto del 2015. Dato atto che la convalida è generalmente considerata un provvedimento di secondo grado col quale, rilevata l'illegittimità di un atto amministrativo, ossia diviene l'eliminazione del vizio, dando così luogo al consolidamento e alla conservazione dell'atto stesso sulla base del principio di economia dei mezzi giuridici e che allo stesso modo si possa procedere in caso di dubbi sulla legittimità di una precedente deliberazione assunta
sulla scorta di una contestata interpretazione del regolamento applicabile. Visto che l'articolo 21 della legge 241-90 prevede in via generale la convalida stabilendo che essa possa essere adottata dalla pubblica amministrazione in alternativa all'annullamento dell'atto ritenuto illegittimo o sospettato di legittimità, allorché sussista un interesse alla conservazione dell'atto ed entro un tempo ragionevole, dato atto che l'atto di convalida deve menzionare l'atto da convalidare, il vizio da cui si sarebbe affetto e la volontà di convalidarlo, così sanando il vizio indicato e mantenendo fermi gli effetti dell'atto viziato sin dal momento in cui questo è stato emanato, con il preciso scopo di operare una sanatoria dell'atto viziato a tutela del pubblico interesse. Ritenuto sussistenti le ragioni di interesse pubblico all'emanazione dell'atto di convalida, in quanto rispondente alle esigenze di economia procedimentale e di buon andamento dell'azione amministrativa, è considerato ragionevole il tempo di adozione dell'atto. Ritenuto pertanto di procedere alla convalida delle proprie deliberazioni numero 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del 31 di agosto del 2015, assente nella seduta di prima convocazione con il quorum strutturale di 4 consiglieri comunali, incluso il sindaco, assunte, chiedo scusa, nella seduta di prima convocazione, che potrebbero essere considerate legittime secondo l'orientamento giurisprudenziale sovraindicato, circa la non computabilità del sindaco in tutti i quorum strutturali sia di prima che di seconda convocazione, prevedendo pertanto un quorum strutturale di prima convocazione di 4 consiglieri comunali oltre il sindaco, e dunque complessivamente di 5 componenti il Consiglio Comunale. Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 2000 del vigente regolamento comunale sul sistema di controllo interni, attestata la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione, acquisito il parere di regolarità contabile, delibera di considerare le premesse parte integrante del predetto deliberato, di convalidare per le ragioni di pubblico interesse indicate in premessa, ex articolo 21 della legge del 41, tutte le deliberazioni che ho citato prima, quelle assunte nella seduta del 31 agosto 2015, allegate alla presente, con il quorum strutturale di 4 consiglieri comunali, incluso il sindaco, di confermare pertanto gli effetti della deliberazione innanzitutto e fino alla loro adozione. Se non ci sono domande, andiamo al voto. Bene, passiamo al secondo punto. Articolo 42 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Castro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19/3/2002, interpretazione autentica. Il Consiglio Comunale, premesso che i consiglieri comunali di Castro appartenenti al gruppo Impegno Comune per Castro, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 23/12/2015 ed acquisito al protocollo dell'ente numero 7493, lamentano la illegittimità della deliberazione di Consiglio Comunale numero 32 in data 31 agosto 2015 per asserita violazione del quorum strutturale previsto dall'articolo 42 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, risultando presenti alla seduta di prima convocazione di cui è questione solo 3 consiglieri comunali sui 6 consiglieri comunali assegnati all'ente oltre al sindaco. Invero, l'articolo 42 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale di Castro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 di marzo del 2002, recante validità delle sedute e verifica del numero legale, prevede che la seduta è valida quando nell'aula consigliare è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per legge all'ente in prima convocazione e, virgola, la presenza di almeno di un terzo dei consiglieri in seconda convocazione, virgola,
senza conteggiare a tal fine il sindaco. La questione giuridica, sollevata con la contestazione di cui questione aperta sulla interpretazione di alcune disposizioni del testo unico degli enti locali, con particolare riferimento all'articolo 38,2 del testo unico degli enti locali, che attribuisce al regolamento il potere di disciplinare il funzionamento dei consigli nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, nonché di indicare altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco. L'articolo 38,2 del testo unico demanda pertanto al regolamento locale la materia della validità delle sedute nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, conformando tuttavia i contenuti di tale autonomia normativa. La questione giuridica sollevata pertanto attiene all'assunto contenuto nell'articolo 42 del regolamento sopracitato, senza conteggiare a tal fine il sindaco. Costituisce una garanzia di base che si esaurisce nel poter vedere assicurata in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare ad fine il fin sindaco, cioè un quorum strutturale minimo e rinunciabile, ovvero si estende al profilo della computabilità del sindaco in tutti i quorum strutturali, sia della prima che di seconda convocazione. Gli indirizzi giurisprudenziali in argomento non sono univoci. Un primo indirizzo ritiene che l'articolo 38 del decreto parola 267/2000 esclude che il sindaco sia calcolato ai fini del quorum, sia in relazione al numero legale minimo imposto alla fonte regolamentare ai fini della validità delle delibere, sia nei casi in cui si tratti di determinare il numero dei consiglieri necessari per la validità della salute in applicazione delle norme locali. Vi è a tal proposito una sentenza del TAR Lombardia a Milano, sentenza del 22 giugno del 2011, numero 1604, TAR Campania Salerno, Salerno sentenza numero 20 del 2002, numero 373, in riferimento a norma del regolamento che aveva fissato il quorum strutturale per la validità del saluto consigliare, rapportandolo ai consiglieri assegnati. Un secondo indirizzo ritiene che l'articolo 38,2 del decreto 267 esclude che il sindaco, soltanto dal calcolo per la determinazione del numero minimo dei componenti richiesti per rendere valida la seduta, che non può scendere al di sotto del terzo dei consiglieri, esclusa appunto il sindaco assegnato all'ente. Rientra invece nella discrezionalità organizzativa dell'ente locale sia la fissazione del quorum strutturale di prima come di seconda convocazione, salvo appunto la inderogabilità della soglia minima, sia le modalità e i criteri per il suo calcolo, ivi compresa l'opzione di computare o meno il sindaco ai fini del quorum strutturale. Vi è a proposito un'altra sentenza del TAR Lazio Roma. In riferimento a norma del regolamento che aveva fissato il quorum strutturale della validità della seduta consigliare da portare ai consiglieri assegnati, altra sentenza, TAR Puglia, eccetera. In particolare il TAR Puglia Bari, sentenza del 12 marzo del 2004, sottolinea che la norma in commento, pur demandando all'autonomia organizzativa dell'ente locale le scelte in punto di rafforzamento della stabilità, quindi quorum strutturale, stabilisce uniformemente, a garanzia degli equilibri politici interni alla compagine politica e a salvaguardia del principio della rappresentatività democratica, la necessità di un numero minimo di componenti per la validità della statuta, fissandole in un terzo dei consiglieri assegnati con esclusione del sindaco, di guisa da non sacrificare oltremodo l'autosufficienza della maggioranza. Il Ministero dell'Interno, chiamato a pronunciarsi sulla concordabilità o meno del sindaco a fine della definizione del quorum strutturale delle adunanze consiliari, preso atto che sul punto non si riscontrano orientamenti giurisprudenziali univoci, ha tuttavia statuito con parere reso in data 12 febbraio 2014 che, in base al principio generale che nell'ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco nel quorum richiesto per la validità della seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula senza computare a tal fine il sindaco, si è indotti a ritenere che sia legittimo, nel caso prospettato, includere nel calcolo dei consiglieri anche il sindaco.
Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, con parere pubblicato dall'Osservatorio del Viminale, sulla base del combinato disposto di cui l'articolo 37,1 del testo unico, il quale include il sindaco per componente del Consiglio, e il successivo articolo 46 che utilizza per il sindaco l'espressione membro del Consiglio. Annoverato quindi il sindaco tra i componenti del Consiglio in tutti i casi in cui il sindaco non sia stato espressamente escluso usando la forma senza conteggiare a tal fine il sindaco. Preso atto che la questione della computabilità o meno del sindaco nel quorum strutturale della domanda consigliare di prima convocazione, nella formulazione letterale contenuta nell'articolo 42 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale di Castro, potrebbe presentare qualche margine di dubbio che sulla materia ad oggi sia in presenza di indirizzi giurisprudenziali non univoci, che la prassi applicata dall'ente non risulta univoca, da che anche in passato sono state assunte e mai contestate alcune deliberazioni in prima convocazione con il quorum strutturale calcolato includendo il sindaco, quindi tra i consiglieri che determinano il quorum, risultando presente alla SISE di prima convocazione 7 consiglieri su 13 complessivi incluso il sindaco. Invitiamo a confrontare tra proposito il Consiglio Comunale con deliberazione Consiglio Comunale numero 7, 8, 9, 10 e 11 del 24 di marzo del 2011, quando si verificava caso analogo. Sulla base delle considerazioni qui innanzi si ritiene opportuno fare chiarezza sull'interpretazione della disposizione in parola per come rinveniente dal dato testuale dell'articolo 42 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale di Castro, nella parte relativa alla computabilità o meno del sindaco ai fini della definizione del quorum strutturale della domanda consigliare di prima convocazione, facendo applicazione del principio generale secondo il quale, nell'ipotesi in cui il regolamento non abbia inteso specificatamente annoverare il sindaco nel quorum richiesto per la verità in seduta, ha espressamente usato la formula senza conteggiare a tal fine il sindaco. Detta soluzione è peraltro conforme agli orientamenti espressi di recente dal Ministero e quelli che ho citato prima, dal Ministero dell'Interno interpellato appositamente sulla questione. L'applicazione di detto principio comporta che il calcolo del quorum strutturale della adunanza di prima convocazione prevista dall'articolo 42 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale di Castro sia fatto includendo il sindaco, poiché l'inciso senza conteggiare per fine il sindaco è rapportato esclusivamente alla adunanza di seconda convocazione, quale soglia minima inderogabile fissata dal potere conformativo esercitato dall'articolo 38 come del testo unico sull'autonomia normativa dell'ente locale. Quindi, tanto premesso, si propone al Consiglio di deliberare quanto segue: interpretare per effetto l'articolo 42 comune del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale di Castro approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 6 del 19/3/2002 recante validità delle sedute e verifica numero legale, nel senso che in prima convocazione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnata per legge all'ente è calcolata computando anche il sindaco. Questa interpretazione garantisce nella seduta consigliare di prima convocazione gli equilibri politici interni alla compagine politica e a salvaguardia del principio di rappresentatività democratica. Al tempo stesso lascia invariato nella seconda convocazione la necessità di un numero minimo di componenti per la validità della seduta, fissandone in un terzo dei consiglieri assegnato all'ente, con esclusione del sindaco in modo da non sacrificare oltremodo l'autosufficienza della maggioranza. Si ritiene quindi di attenersi per tutte le future deliberazioni consigliari alla opzione sopra indicata, che da valere quale interpretazione autentica definitiva delle disposizioni contenute nel predetto articolo 42. Quindi dall'analisi emerge che questo Consiglio propone di interpretare l'articolo 42 dicendo: in prima convocazione il sindaco è considerato nel numero che costituisce il quorum. Nella seconda convocazione invece l'inciso vale per la seconda convocazione senza conteggiare a tal fine il sindaco. Questa è l'interpretazione che noi diamo, fermo pensando che può essere anche smentita, ma questa è quella che diamo noi.
Invito il Consiglio ad esprimersi a votare sulla delibera. Bene, grazie. Possiamo ritenere chiusa la seduta del Consiglio. Buonasera.